Quando stavo in accademia, per picca pacchia, questo è del 92. Con Ocalan. Con picca pacca, sì. Partito lavoratori Kurdistan. Per la libertà lingua nostra, la terra nostra e soprattutto la donna nostra, col cuore dell'Islam. Trattano le donne come uno schiavo, no, siamo contro loro. Benvenuti alla rubrica Gente, oggi siamo qua con Kubad. Kubad, cosa vuol dire? C'è un uccello in Kurdistan che vive solo in montagna. Lui quando canta dice Kubad, Kubad, Kubad. Kubad, di dove sei? Iraq. Come Iraq? Non è della Del Kurdistan, adesso si dice Iraq. Io vengo dal Kurdistan. Però si dice Kurdistan non esiste, non abbiamo i soldi nostri, la bandiera nostra, la libertà nostra. La libertà anche della lingua nostra. Scusate, non può dare. Tan vuol dire terra. Kurd, nazione kurda. E questa Kurdistan 6.000 anni fa era una città libera. Chi è questa? È la mia fidanzata, si chiama Kalashnikov. Bello. È bellissima cosa. Pure alto. Più alta di Brunetta, no? Terroristi, terroristi. La prima turista del mondo, turista di loro americani, Marines. Per esempio, vai su 2003, Fallujah, in Iraq, vedi, lì si sa chi è il turista, è il fosforo bianco, come hanno bruciato i bambini. 38.000 morti bruciati proprio, in 3 ore. Quindi tu credi nella guerra? Contro il capitalismo americano, non contro il popolo americano, contro politica americana. Per esempio, vengo dall'Iraq, dove è la democrazia americana? Si hanno levato Saddam, grazie. E poi stanno bevendo il petrolio nostro, Voi siete un popolo pieno di culture e religioni diverse. no? Cioè, comunque non ci sarebbe pace lo No, non stesso. ci sarebbe pace lo stesso senza America. Io che a Cuba, Bani, vengo dal Kurdistan Iraq, dico colpa di America. Socialmente, come si comportano gli americani da voi? Male. Cosa fa? Come vi? Cosa fa? Violentano donna nostra, torna a casa, vede la moglie violentata, la ragazza violentata, il padre violentato, hanno bruciato tutto e su casa sua, terra sua. Che fa? E poi qua facile dicono turista perché il telegiornale qua sempre parte dei americani, no? Poi ci stanno altri canali, tipo Al Jazeera, l'Arabia, i canali famosi, e lì si vede tante cose su America.